Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale di Assaggi. Oggi inizia una nuova serie, abbiamo deciso di proporvi un video un po' diverso, ovvero fare delle edizioni sui fast food. Esatto. Oggi parliamo del McDonald's perché abbiamo voluto iniziare con il più classico fast food di tutti e abbiamo deciso di testare i prodotti più classici del McDonald's, quelli che tutti conosciamo. Quindi oggi noi daremo una votazione da 0 a 5 McDonald's. Esatto. Ecco, per ogni prodotto classico. Ovviamente non abbiamo preso tutti i prodotti classici dalla A alla Z, perché capite da voi insomma che è improponibile, no? Ovvio, però comunque i classiconi dei classiconi ce li abbiamo. Quindi direi subito di iniziare con il primo prodotto. E io direi subito di lasciare un bel like per questo nuovo video. Sì. E così ci fate capire se vi interessa. E ovviamente l'iscrizione non può mancare, perché sapete che la nostra cosa più importante a cui teniamo di più sono appunto gli iscritti per il nostro canale, per farlo crescere sempre di più. Quindi se notate che ancora non siete iscritti ma magari guardate i nostri video, mi raccomando, fatelo adesso. Partiamo da un prodotto che non è panino. Quindi patatine del McDonald's, queste famosissime che solo il McDonald's fa delle patatine di questo tipo, e la Coca-Cola, ovviamente la bibita. Noi abbiamo scelto la Coca-Cola Zero. Diciamo che per quanto riguarda la bibita da accompagnare, no, uno può scegliere varie proposte. Sì, sì. C'è la Coca-Cola, c'è la Fanta, forse la Sprite. C'è anche il tè, mi sembra, tè al limone. Ok, ci sono varie cose. Diciamo che la Coca-Cola è la più gettonata, sì, la più classica. Quindi noi abbiamo preso la Coca-Cola e abbiamo preso la Coca-Cola Zero perché preferiamo quella Zero alla fine. Sì. Meglio, no? Sì, prima non ci facevo per niente caso, però dal momento in cui l'ho assaggiata ed è uguale, dico vabbè, meglio la Zero. Poi non so quanto sia migliore, però alla magari fine un pochino. Esatto. Questo è proprio il classico bicchiere del McDonald's con cannuccia di carta. Anzi, devo dire ragazzi che ormai il McDonald's è quasi tutto di carta. Sì. Anche questo, prima la parte sopra era di plastica, ti è ricordi? Vero, in tanti fast food ancora è di plastica. Esatto. Invece il McDonald's ormai l'ha messo di tutto carta. Tutto di carta, la cannuccia di carta, tutto di carta. Il packaging della bibita. Della bibita cambia a volte, cambia, vero? Sì. Infatti questa volta è così, però altre volte è fatto in un modo diverso. Vero, sta sgocciolando tutto. Sì, esatto. Perché era congelato e esatto, ormai sta perdendo. Okay, e assaggiamo. Andiamo. Vabbè, Coca-Cola, anche se non è proprio la Coca-Cola. Ok, infatti qua c'è da dire due cose comunque, perché qui sembrano assaggi banali, ma tutti nella vita saremmo andati almeno una volta al McDonald's e tutti ci siamo accorti che la Coca-Cola del McDonald's è acqua. Esatto, infatti io andrei subito con la votazione della Coca-Cola. Ok, Coca-Cola, okay, bibita. Sì, perché comunque nei fast food spesso, ma soprattutto al McDonald's, le bibite sono tantissimo annacquate. Vero. Che da una parte è una cosa buona, perché almeno dice almeno non è proprio la Coca-Cola, sì, pesantissima, sì, ma è un po' mischiata all'acqua, fa un pochino meno male. Dall'altra parte ovviamente non è gustosa e buona come la Coca-Cola presa vera. Vera, esatto, sì, infatti. Da 0 a 5 McDonald's per la bibita io darei la metà. 2,5. Due e mezzo, sì, sta nella metà. Vero, proprio. Cioè nel senso, ok, è buona, me la bevo, fresca, che da una col parte ghiaccio, dico, no? Comunque con le cose pesanti, magari le patatine fritte, il panino, magari se non prendete i classici ma prendete i paninoni, ci sta anche una bibita un pochino più annacquata, che più, sì, leggera. Sì. Perché la Coca-Cola dopo un secondo non hai più fame. Ti stronca. Perché ti stronca. Però comunque la paghi. Sì. Cioè comunque, esatto, ti costa magari quei 2,50 euro, quindi, per dire. Quindi insomma, ma mi dà un po' fastidio che me la dai annacquata, quindi esatto, io andrei su 2 McDonald's e mezzo. Esatto. Vero? Bene. Adesso patatine. Noi siamo andate nel McDonald's proprio qua vicino, sta a 5 minuti di distanza, però ovviamente tra una cosa e un'altra le patatine non sono proprio come appena fatte, appena fatte. Però ce lo ricordiamo come sono, no?
A me piacciono anche da fredde, sono buone comunque. Guardatele qui, allora questo direi che è uno dei packaging migliori del McDonald's, questo delle che patatine. Che poi tra l'altro infatti, no, uno il McDonald's lo conosce da tutta la vita. Già quando sei un bambino di un anno ti ricordi il McDonald's, quindi uno non ci fa più caso alle cose. Ma che packaging si sono inventati per mettere dentro delle patatine? Non è una folle. Cosa scontata. No, no, è folle. Ah, cioè, sì. È molto semplice, minimal, ma la M, che è dello stesso colore delle patatine, cioè sta troppo bene tutto insieme con questo rosso, questo giallo. Cioè, guardi questa confezione e dici vorrei 10 pacchi di questa roba. Poi ci sono varie fazioni, no? Okay. Alcuni amano le patatine del McDonald's, altri le odiano. Io sono nella parte che le amo, cioè secondo me sono le patatine più sfiziose di tutti i fast food di questo livello. Guardate quanto è sottile, ragazzi, sono piccolissime, mega unte, fritte, salate, non a me piacciono. Sì. È qualcosa che non trovi da altre parti. Sì. Ragazzi, anche il ketchup è brandizzato, come potete vedere, e io volevo dire che qui in Polonia il ketchup è regalato. Sì, sempre. Sempre. Sia nei nuggets, mi sembra che nelle patatine, la bustina di ketchup te la danno sempre. Sì. E poi volevo dire un'altra cosa, se avete notato, questa è la confezione media di patatine. Quello che mi ricordo è molto più grande rispetto a quella media in Italia. Sì, qua le porzioni sono un po' più grandi, sì. Forse. Perché io mi ricordo che in Italia se tu prendi le patatine... La salsa sì. Non è inclusa. Mi sembra di no. No, la votiamo. Io vorrei votare oggettivamente e non in modo soggettivo. Perché soggettivamente gli darei anche 5. Però in modo oggettivo farei una via di mezzo. Comunque voglio premiare il fatto che sono le uniche patatine da fast food diverse dal solito. Quindi il McDonald's si è comunque inventato una tipologia diversa. Si è distinto. È un plus. Il packaging pure, quindi io darei un 4. Io anche. 4. Un 4 McDonald's. Non meno. No. Assolutamente. Questo forse è il prodotto più iconico del mondo, non sì. Del McDonald's, del mondo! Esatto. Ragazzi, il Big Mac, come c'è scritto qui, è questo panino con doppio hamburger del McDonald's, molto classico, però la cosa che insomma è particolare del Big Mac è che è alto, no? È alto, in teoria. Sì. Perché poi ha doppio hamburger, che ormai dici, vabbè, quindi... Però è il primo esemplare di doppio hamburger nella storia, quindi è stata un'invenzione strana. Una rivoluzione, no? Sì. È stata una rivoluzione. Doppio hamburger e doppio pane in mezzo. Con il pane in mezzo, esatto. Sì. Adesso ve lo faccio vedere da vicino, ragazzi, perché comunque ha il suo perché, eh? Merita. Eccolo qui, guardatelo nella sua bellezza. Eccolo qui. Comunque, guarda come scende il cheddar, attira, sì. Beh, devo dire che anche a livello di salsa, se lo spremo, esce una bella salsa. E ragazzi, cosa fondamentale, la salsa Big Mac. La salsa Big Mac, che è quella salsa tipo maionese, mischiata ai cetriolini. Io ho un problema a mangiare i panini, perché do un morso e tipo il pane sotto diventa minuscolo, non capisco perché. Non è semplice, però è bello pieno, vero? Il Big Mac riempie, non è troppo grande come panino, però già riempie. Diciamo che il McDonald's, come un po' tutti i prodotti economici, comunque di fascia economica, fast food, al volo, dipende un po' sempre come capiti, no? C'è da dire, capiti bene perché c'è poca gente, perché quel punto McDonald's è migliore di un altro. Magari ti può capitare il Big Mac smilzo, che non c'è niente dentro, secco. Invece magari ti può andare meglio. Questo devo dire che è molto riempito, molto succoso, cioè... Devo dire che qua in Polonia, in generale, almeno a Varsavia, non capitiamo mai male al Mac. Mai. Anche tipo una sera che siamo andati in un McDonald's molto in centro, che era pieno di gente, il prodotto era caldo, appena fatto, sì, buono. No, è vero, non però non ci sono tanti lamentate. Posti in cui magari siamo capitate male. Ad esempio, mi ricordo quando eravamo ad Atene. Vabbè, cioè ad Atene era terribile. Secondo me è ben equilibrato il Big Mac
A me piace il fatto che ci sia anche il pane in mezzo, che ci sia il doppio hamburger, cioè divertente e soddisfacente. Sì, esatto. E poi mi piace tantissimo il fatto che mettano i cetriolini dentro. Mm. Mi piace tantissimo l'accostamento del cetriolino con la carne. Io darei come le patatine, un 4 McDonald's. 4 McDonald's. Secondo io darei sì. Un 4 McDonald's e mezzo al Big Mac. Okay. Secondo me è un prodotto, anche questo, è innovativo. Sì. Cioè, nel senso, qui hanno inventato un qualcosa che non c'era prima. Sì. Abbiamo come altro panino il famoso cheeseburger, questo paninetto piccolo che... fino a qualche anno fa si trovava nei salva euro, infatti costava 1,10 euro, 1,30 euro. Bei tempi, adesso è salva euro ma costa 2 euro e qualcosa. Sì. Comunque è uno dei più economici in ogni caso, perché poi è piccolino, diciamo che non ti fa un pasto come ad esempio il Big Mac, no. È un aperitivino, però è sempre super carino. Guardate com'è abbrustolito il pane, forse un pochino troppo. Vero. Praticamente c'è la fetta di pane, la cipolla, l'hamburger, il cheddar e forse un pochino di salsa. Ok, ma i cetriolini non ci sono? C'è la cipolla. Ah, eccolo, guarda, fallo vedere dentro. Un cetriolo e un po' di ketchup. Ok, interessante. Diciamo che questo è un po' come se vuoi fare un pasto veloce, economico, metti questo più le patatine. Mm. Non dico che ti riempi, però ci può stare. E hai speso un poco. Ti tappa il buco, diciamo. A me piace tanto il cheeseburger. Poi è facile da mangiare. E io odio i panini perché appunto non riesco mai a mangiarli. Questo è facile, quindi mi piace. Preferisci due di questi che il Big Mac? Sì, tipo. Sì. Buono. A me non dispiace. Questo lo trovo più secco, ha meno salsa alla fine. Però mi piace che anche tutto... appiattito, no? È tutto attaccato insieme. Ma non è male. Non è male. Cioè, per essere un paninetto, comunque a 2 euro che prendi. Sì, cioè. Qua costa ancora 1 euro. Allora, da 0 a 5 McDonald's. Io ho un'idea. Ok, di. Tu? No. Io darei 3 McDonald's e mezzo. Perché comunque... è molto semplice. È molto semplice, molto basic. Ok, costa poco, però quanto lo vuoi pagare? Sì. Cioè, sarebbe assurdo pagarlo 3,50 euro, no, capito? No, quindi vale il suo prezzo. Come se fosse un 7 su 10, capito? Sì. Non andrei oltre perché che non gli puoi dare 5 McDonald's, capito? No. Cioè, il Big Mac... secondo me è un prodotto più completo, sì. Innovativo. Questo è un piccolo panino, ci sta, ma ok, finisce lì. Abbiamo qui la scatola del McChicken con un bel pollo disegnato sopra, quindi il classicone appunto al pollo. Quindi abbiamo il pane, l'insalatina, la maionese questa volta e la fetta di pollo. La maionese del McDonald's, che è sempre un po' una maionese leggera, diciamo, sì. Un po' bianca, non è la esatto. Maionese gialla. Guardate qui, ecco, mamma mia quanto attira come esce questo pollo panato. E il pane davanti è questo così con i semini. Da tanto che non mangiavo il McChicken. Vero? Mm-mm. McChicken a me piace tanto. Mi piace di più il pollo dell'hamburger. Però nei panini del Mac preferisco i panini con l'hamburger. Secondo me è secco questo. Veramente? Ma da me rimane in gola. Il pollo con il pane secondo me non è una cosa che si abbina così tanto bene. Sai anche perché il pollo... con la panatura intorno? Sì, più insalata, più salsa, una fetta di pomodoro, non so, una cosa che bagna un po' di più, no? Secondo me è un po' secco. Invece quello con l'hamburger non lo trovo secco per niente. Okay. Anche perché l'hamburger è molto più sottile del pollo. Bello. Però oggettivamente, cioè in modo oggettivo, la carne del pollo sembra migliore rispetto all'hamburger che è... sì, cioè, è finto. Sì, cioè non si sa che è, non che quasi sappia, però... però sembra un po' meglio. Però non a è me... male anche di sapore. Cioè la panatura mi piace che ha sto retrogusto un po' pepato. A me che piace molto il pollo fritto, questo mi piace molto. Sì. Cioè mi soddisfa. Ho capito cosa intendi per secco. Sì. Nel senso che effettivamente scende meglio tipo il Big Mac. Sì. Però a me piace questo perché... mi piace anche la salsa. Sì, anche a me piace. Vero. La salsa, sì. E poi con questa
insalatina iceberg. Quanto è buona l'insalatina vero, del McDonald's? Vero, è fresca, alla vero? Fine. Cioè, non sembra un'insalata che dice, oddio, sta lì da 20 anni. No, no, è no. Bella fresca. È croccante. Sì, però secondo me il prodotto con l'hamburger è proprio più tipico del Mac. Okay. Cioè, ha un sapore che non Questa ritrovi. Questa è un'alternativa all'hamburger, sì. Se preferisci il pollo, ma non è il prodotto originale del Mac. Quindi si sente che magari ha qualche nota negativa. Sì. Da 0 a 5 McDonald's. Abbiamo dato 4 McDonald's e mezzo al Big Mac. Io qua darei 4. 4 McDonald's. Non meno. No, perché cioè questi sono i prodotti proprio iconici del McDonald's, sì. E non c'ho niente da dirgli, no. Anche perché comunque sono sempre prodotti della fascia economica, non è che puoi pretendere. No. Ma poi voglio dire, cioè se vai al McDonald's ci vai apposta perché ha il sapore del McDonald's. Sì. Non cerchi il sapore del pollo fresco. No, perché sennò ovviamente vai da un'altra parte. Cioè, capito? Se cerchi il sapore di fast food americano zozzo, sì. Che sai che fa male, però una volta ci vuoi andare, sì, e te ne freghi. Ti togli lo sfizio, diciamo. Esatto, quindi questo secondo me ti dà quelle vibes sicuramente, sì. Quindi meno di 4 no? No, 4. Eccoci qui con i Chicken McNuggets e la salsa abbinata. Allora, con le patatine, con qualsiasi prodotto, il ketchup è sempre gratis, ma con i nuggets, almeno qui in Polonia, forse sì. Anche in Italia con i nuggets c'è proprio la salsa inclusa, quella più particolare. Ok. E noi abbiamo scelto questa qui, adesso non ci ricordiamo più cos'era, un tipo una salsa agrodolce. E ecco qui i nuggets, ragazzi, con questa confezione sempre super carina, tutte le confezioni queste qui tutte in carta. E volevamo dirvi un aneddoto, che qua in Polonia non esiste il pacco da 4 nuggets, ma il più piccolo è 6 nuggets. Allora, eccoli qui, mamma mia che meraviglia. Wow, questi sono un altro classicone, un po' come il Big Mac e le patatine. Cioè proprio quei nuggets che... tutti i fast food fanno i nuggets, ma nessuno ha il sapore del Mac. No. Non si sa che cosa usano, no, non, non si fa lo domande, voglio sapere. Però guardate qui, è la panatura anche che è veramente particolare, e il ripieno, no, sì. Cremoso, l'esterno croccante. Sì, ok, vai, cin cin. Adesso sono rimasti qui da un'ora, però sono ancora sempre buoni. Non sono più croccanti, ma solo perché è passata un'ora. Mm-mm. Te li mangi subito, qua scatta. Scatta al 5 sui nuggets. Sono troppo buoni. Cioè, sai benissimo che ti sta facendo molto male questo prodotto. Che non si sa che non si sa che cos'è. Però che forse ci saranno tipo dei topi dentro, delle lucertole, non lo so, tutto quello che finisce va bene, però forse proprio il lerciume, la lucertola dentro che dà quel... proprio il sapore della panatura che è strano. Mm-mm. Unto, ma non unto. Ma non unto. Non unto negativamente, proprio che ne mangi uno e ne vuoi un altro. Sì, un altro, cioè che un hai altro. Le dita unte, però non sa di unto fastidioso. No, questo è uno di quei prodotti che fanno la storia, cioè sì, che non puoi dimenticare. Sì. Cioè i nuggets del McDonald's sono i nuggets del McDonald's, cioè ancor più secondo me di tutti gli altri. Sì, cioè sì, i nuggets sì. Sono proprio, non lo so. Top. Ultimo prodotto che testiamo insieme a voi del famosissimo McDonald's è il McWrap Chicken. Quindi il wrap con il pollo. E anche questo secondo noi è uno dei classiconi, sì. Però che tendenzialmente non si prendono. Snobbato. Mm-hmm. Infatti io non mi ricordo minimamente come sia, penso che non l'ho mai preso al McDonald's e vorrei sapere se c'è qualcuno che lo prende. Esatto, perché è un prodotto diverso dai soliti sì. Panini, quindi uno un po' lo snobba. Confezione sempre super carina e tra l'altro qua dietro spiega come aprirlo. Devi togliere questo, okay. Poi lo apri e tieni questo come per non toccare il cibo. Io mi ricordavo per una volta magari che l'abbiamo preso che era piccolo il wrap del McDonald's, però non mi sembra, o forse è più la confezione che è grande e pesante che... No, secondo me è più la piadina che è grande e poi dentro non è tanto ripieno, forse. È più sotto che è ripieno. Non sembra male, comunque piccolo non è piccolo,
E dentro, non so se si nota, si vedono tutti gli ingredienti. Quindi che cos'ha? Ha tipo un nuggets enorme, un okay, tender. Un tender, ok. Quindi di pollo fritto, al cheddar, pomodoro, insalata, ketchup. Queste sono okay. le cose che vedo. Diciamo che se uno vede la parte sopra, dici c'è solo piadina. Invece dentro? Invece sotto c'è un bel po' di ripieno. Come facciamo a mangiare? Dobbiamo togliere questa parte senza Togliamola. Niente. O se no mordiamo qua, tipo. Ok. Perché se no uno non prende nulla. Hai preso? Mm-hmm. Come rovinare un panino. Due tender ci sono. Non è male come alternativa se uno non vuole il panino, ma forse questo è anche un pochino più salutare, tra virgolette, con la piadina. È più leggero, un po' di verdura, secondo sì. me. Pure insalate diverse. Questa è rucola. Cioè o rucoletta. Rucola, vabbè, queste cose qua più l'insalata iceberg solita. Non è male. Ha una salsa che sa di kebab. Vero, anch'io un po' ho sentito. Ci può stare come alternativa. Sì. È anche normale che comunque il McDonald's, no? Magari deve proporre dei prodotti diversi che facciano sì. da alternativa. Uno magari non ha voglia di tutti i carboidrati del panino. E quindi questa è una buona alternativa alla fine. Comunque hai sempre il pollo, le solite verdurine, salse sì. che ti ricordano al Mac, però in una versione un po' diversa. Esatto. Quindi secondo me non è male. E io me lo aspettavo molto meno riempito, perché veramente ragazzi all'inizio c'è solo la piadina, ok? Però sotto... Cioè, ti riempie, esatto. perché anche qua è rimasto tutto... Cioè, pesa 1,5 kg. Sì, 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 bisogna vedere se è qua, che è così. Sicuramente, secondo me, sta meglio qui il pollo fritto nella piadina rispetto a che prima, diciamo, nel McChicken. Sì. Bene, quindi io a questo darei un buon voto. Vero? Non dico 5, perché 5 se lo meritano solo i nuggets. Però come prodotto diverso dal solito del Mac, gli darei un 4,5. Vero? Non me lo aspettavo minimamente. Neanch'io. Bene, abbiamo terminato. Direi che alla fine dei conti abbiamo assaggiato tutti i classici del Mac, tutti salati. Quindi mi raccomando, fateci sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale. E io volevo dire che quello che volevo introdurre in questo video era il toast. Il Mac c'è. Toast volevo mettere, però qua in Polonia non c'è. Boh, o lo vendono solo la mattina per la colazione. Vero. Chi lo Perché sa? Anche quello con l'uovo. Sì. Non c'è. Quello, l'egg McMuffin, quello è proprio solo per la mattina. C'è sempre solo la mattina. È vero. Sì. Allora, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e... Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.